Testimonianze concordano tutte, anche senza cronometro. Si chiama Safa Alabbia, 26 anni, professione dentista, iracheno e cristiano caldeo, uditore al sinodo sui giovani in Vaticano. È suo fino ad oggi l'intervento applaudito più a lungo e fragorosamente. Dirsi arrivederci a domenica prossima a messa e morire carbonizzati da un'autobomba capita in Iraq ai cristiani. Quasi 3 su 4 ormai hanno lasciato il paese. La paura è che di questo passo presto non ce ne saranno più. Di qui anche l'invito al Papa. I giovani iracheni sperano di vederlo un giorno in Iraq. Ci ha fatto uscire dalle nostre preoccupazioni del primo mondo per realizzare che c'è ancora gente a questo mondo che muore per la propria fede. È il commento di Monsignor Barron di Los Angeles al briefing quotidiano con la stampa. Del resto si era già parlato in aula di chiesa troppo appiattita su visioni e categorie occidentali. Più attenzione perciò reclamano tanti alla perdita delle radici culturali che affligge i giovani del sud del mondo. Semmai è l'Occidente che dovrebbe imparare da loro la gioia del testimoniare la fede. Altri temi ancora sotto esame: le donne nella chiesa e gli scandali a sfondo sessuale. Una pastorale più sensibile alla parità di genere, è il parere di alcuni, potrebbe contribuire a spezzare i circoli clericali chiusi, colpevoli di insabbiamenti, di abusi.